Luigi Iarossi, docente di chimica ed economia qui all'Istituto Agrario Leopoldo Pilla, oggi il laboratorio sensoriale dell'olio. Di che cosa si tratta? Allora, come potete vedere, questa è un'aula del nostro istituto con diciamo le avanguardie educative. Ogni aula può diventare, con un pizzico di fantasia, un laboratorio. Espressamente qui oggi facciamo l'analisi sensoriale dell'olio extravergine di oliva, quindi avvicinare un po' i ragazzi che vengono qui per iscriversi, anche le famiglie, a questo mondo dell'olio particolare extravergine, quindi fargli capire come si può praticamente arrivare a creare un olio extravergine di qualità. Con la qualità nel settore dell'olio, ma in tutto il comparto dell'agricoltura, passa per quel sapere che diventa saper fare in una scuola come questa? Sì, difatti la qualità paga, nel senso che i ragazzi, se apprendono dei processi produttivi in maniera corretta, e in Molise abbiamo una ricchezza veramente notevole per quanto riguarda tutti i prodotti di qualità, e quindi imparare a tramandare questa qualità indubbiamente premia, perché questi ragazzi possono sicuramente fare impresa in futuro e di conseguenza crearsi un lavoro. Ecco, un settore antico, un comparto antico, quindi tradizione e innovazione, perché in questa scuola si fa anche e soprattutto innovazione a partire dall'azienda e a partire proprio dalla didattica che è cambiata con le avanguardie educative. Sì, ha detto bene, perché chiaramente l'innovazione c'è e si vede. Difatti, se facciamo una panoramica, non c'è più la cattedra, il docente non ha più la cattedra, perché con le avanguardie educative entriamo all'interno dell'aula e siamo diciamo una componente che gira all'interno di essa insieme ai ragazzi, e cercando di, utilizzando chiaramente le nuove tecnologie che oggi sono a disposizione, e indubbiamente questo provoca in loro indubbiamente una maggiore attenzione, cosa che con la lezione frontale si era un po' persa. Ecco, i prodotti a chilometro zero, su cui appunto punta la scuola, trovano spazio nella bottega della Coldiretti, dove ci sono anche poi tanti studenti con cui la scuola non ha interrotto un rapporto, perché sono studenti che hanno delle aziende agricole. Sì, questa è stata un'idea che praticamente ci è venuta dopo che abbiamo creato il marchio, perché ci siamo dotati di un marchio per produrre i nostri prodotti, e poi abbiamo pensato di vendere questi nostri prodotti all'interno di un negozio, la bottega, che come la chiamiamo, all'interno della scuola. Però poi abbiamo capito che dovevamo estendere questo concetto per dare anche visibilità ai ragazzi che si sono diplomati e hanno fatto impresa, e di conseguenza si è fatto un consorzio di imprese, e i ragazzi giornalmente portano i loro prodotti, sia caseari sia ortofrutticoli e nei vari settori, li portano qui a scuola e all'interno della bottega italiana vengono venduti, e sono molto apprezzati nella città perché vedo che il negozio funziona. Quindi questo discorso del chilometro zero sta iniziando a dare i frutti. Ecco, qui si formano i professionisti del settore, ma un settore appunto di punta, trainante per il Molise. Ecco, ai ragazzi viene veicolato anche il messaggio che bisogna puntare su quelle che sono le eccellenze del territorio. Penso all'olio, penso appunto al vino che si produce anche qui. Sì. Oggi, se uno vuole avere successo all'interno di questo settore, indubbiamente deve fare eccellenza, però fare eccellenza non è semplice, quindi presuppone una preparazione meticolosa, una specializzazione all'interno del settore. E devo dire la verità, prima questa scuola era rivolta solo espressamente a chi veniva strettamente dal mondo agricolo. Oggi invece è rivolta un poco a tutti, perché il discorso del terziario ha fatto sì che ha allargato gli orizzonti.
Antonella Mignogna, addetta all'azienda agraria dell'Istituto Pilla. Ecco, per gli studenti tanta teoria, ma soprattutto tanta pratica. Come funziona l'azienda qui al Pilla? Sì, come ha detto lei, tanta pratica, infatti fanno la teoria in classe e poi vengono qui per mettere in pratica, proprio nel vero senso della parola, quello che hanno imparato, soprattutto per quanto riguarda la propagazione delle piante, sia per seme oppure per talea, quindi esistono vari modi, nell'arco degli anni impareranno la differenza e man mano noi iniziamo dalla propagazione per seme, quindi dal semino piccolino da mettere nel terreno per arrivare alla piantina vera e propria, poi che fiorirà. Invece per talea, quindi per parte di pianta, che avrà le stesse caratteristiche della pianta madre, poi man mano capiranno gli ormoni, che cosa sono, che tipo di propagazione va meglio per un tipo di pianta o per l'altra, e passano quindi le ore di esercitazione, le fanno soprattutto all'interno della serra. Se però è bel tempo, diciamo che passano anche al terreno, quindi mettiamo a dimora nel terreno. Ecco, la serra, ma anche la produzione da parte dell'azienda agricola della scuola di olio, vino, ecco, questo aspetto invece come funziona? Sì, perché noi abbiamo dei terreni, quindi c'è il vigneto, c'è l'oliveto e i ragazzi fanno pratica anche lì, quindi scendono, aiutano nella raccolta dell'olivo oppure dell'uva e poi ci trasferiamo in cantina ad esempio per la vinificazione e quindi avere il prodotto finito che è il vino che poi arriverà, diciamo, alla vendita in seguito. Quindi prodotti a chilometro zero, una scuola che punta molto sulla qualità. Sì, e soprattutto a far capire ai ragazzi l'importanza di questo chilometro zero, quindi della produzione sul territorio, i nostri prodotti, quelli che meglio vanno bene per noi, anche se magari non sono proprio bellissimi da vedere, però non saranno trattati e sono buoni. Il nostro viaggio all'interno dell'Istituto Leopoldo Pilla di Campobasso termina qui. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sul canale 11 e 12 del digitale terrestre e poi 96 per chi ci segue dall'Abruzzo, 880 per chi invece ci segue dal Lazio. Ma Viaggio in Molise potete ritrovarlo anche sul sito internet della nostra emittente www.telemolise.com. E allora vi do appuntamento al prossimo Viaggio in Molise.